Lino Banfi, che storia è Vecchie Canaglie? Ma è una storia modernissima che stranamente, anche se Chiara Sani l'ha pensata un po' di anni fa, sembra scritta l'altro ieri e girata negli stessi giorni, sembra freschissima, ecco, infatti è freschissima, l'abbiamo fatto durante il periodo della pandemia piena. Lei è uno degli attori più amati del cinema italiano, lo sente questo affetto da parte della gente? Questo lo sento, non me l'aspettavo a Bologna, ma mi fa piacere perché mi fa ricordare che quando venivamo con la spettacolo tanti anni fa, dove si faceva cinema e varietà, all'Eden credo che si chiamava allora, c'era il fatto che arrivavamo a Bologna, la città colta, la città dotta, quindi dovevamo comportarci in un certo modo, dicevo alle ballerine aggiustatevi tutti perché andiamo a Bologna, è una cosa dove c'è la gente che ti considera, questo mi fa piacere dei bolognesi, che considerano il lavoro degli altri. È stato un periodo molto intenso per lei, uscirà anche Viaggio a sorpresa con Ron Moss? Sì, quella è un'altra cosa curiosa che ho fatto sempre durante il periodo fetente della pandemia. Speriamo bene, io credo di sì. Qui sono in buone compagnie, questo film c'è Andy Vuotto, c'è Pippo Santonastaso, ci sono tutti questi miei vecchi amici, c'è Greg della coppia Lille, insomma è un film che dovete vedere. Il messaggio che dà questo film? Un messaggio è, mi raccomando, alla generazione di mezzo, cioè noi siamo l'omega, voi siete l'alfa, i giovanissimi, però c'è anche una generazione di mezzo che è quella che deve rispettare le persone anziane, cioè i figli, i generi, le nuore, perché se voi rispettate i vostri suoceri, i vostri papà, le vostre mamme, avremo un giorno ancora il nonno. Se voi non fate figlie, non li rispettete, i nonni non ci saranno più e sono chezzi.